mi domando, no? Tutte queste lotte che noi stiamo facendo, no? Per il posto di lavoro, perché noi chiediamo solo lavoro, non riusciamo a riunirsi tutti quanti i lavoratori perché abbiamo un sindacato diviso. Cioè non si riesce a fare una crisi come questa, dobbiamo dare come lavoratori una risposta al governo e tutti quanti. Possibile non riusciamo a fare una manifestazione, qualche cosa che per incassare questi, per far smuovere queste persone? Cioè non se, cioè abbiamo un sindacato diviso, è gravissimo questo, pure i lavoratori sono divisi, perché io ho lavorato in fabbrica, ci sono tre tipi di lavoratori, c'è stato i lavoratori precariati, lavoro dipendente e impiegati. Licenziano il precariato, quello non gli frega niente. Licenziano quelli in cassa integrazione, non gli frega niente. L'impiegato non gliene frega niente, poi quando toccano a loro gli interessa. Cioè noi dobbiamo capire che se tocca a te, guarda io sto sopra la barca tua, perché oggi tocca a te, domani tocca a me. Tocca. Cioè noi questo lo dobbiamo capire, lo dobbiamo. Perché dopo quando ci tocca è troppo tardi. I giochi sono stati fatti ormai, ormai i giochi sono stati fatti. Allora io quello che chiedo, che dobbiamo prima cercare da un universitario che è difficile, almeno per fare qualche manifestazione, per dare una risposta, perché se no io monto sopra, giustamente, sopra i tetti, quello per l'opinione pubblica, poi alla fine quando vai alla regione, cose, c'è un muro di gomma, perché avete constatato, io l'ho constatato come l'inceneritore, cioè vai là, è un muro di gomma. Allora bisogna che farsi conoscere, dare delle risposte. Volevo dire un'altra cosa che non mi sfugge, per quanto riguarda, mi sfugge adesso, no, ecco, nel senso che noi abbiamo una risposta e poi i nostri politici dovrebbero fare delle leggi in modo che questi grandi capitali che vanno all'estero, sono i soldi nostri, questi qua, tutti questi qui che hanno questi soldi, portano tutti all'estero. Quando il PIL è il 5% dell'export e il 20% in meno, ma tutti i soldi che vanno all'estero. Ma come fanno noi a uscire da questa crisi? Cioè io mi domando, no? Una volta negli anni 60 era l'agricoltura, andiamo all'industria, se siamo industrializzati, andiamo a abbandonare l'agricoltura, ma l'industria non tira, qual è l'alternativa? Domanda. Lo so, ritorniamo al turismo, all'agricoltura. Abbiamo distrutto il territorio del centro. Questo purtroppo è stata la terra. Ok, ho finito, grazie. Grazie. La domanda che pone il signore Alfonso, la domanda che Alfonso ha posto mi permetto di rispondere io per quello che è stata la nostra esperienza. Noi questa domanda ce la siamo posta subito, tant'è vero che con loro siamo stati praticamente gemellati giorno e notte, con loro abbiamo fatto delle iniziative insieme, all'epoca purtroppo non ci siamo abilitati con voi, mi dispiace. Noi eravamo i privilegiati. Così ci hanno vinto, ci hanno vestito in questo modo. La cosa importante è proprio che all'interno di queste assemblee che abbiamo condotto anche con Alcoa, quindi insomma anche cose ben lontane da noi, noi ne abbiamo avuti ospiti, noi sono venuti ospiti da noi all'ISPRA e sono venuti, vi parlo, cioè, signori della tua età, persone che stavano a 5-6 anni dalla pensione, che avevano lavorato una vita e che si vedevano distrutto un sogno che per anni avevano coltivato. Sulla seconda parte della tua domanda magari ce l'avessi la risposta, magari ce l'avessi. Io ti posso solo dire che quello che si è scatenato in me, nei miei compagni di lotta in quei momenti è che c'è, ed è il motivo scatenante per cui per la prima volta sono sceso anch'io in politica, è stata la possibilità di poter parlare e di confrontarmi proprio con queste lotte, cioè la possibilità di poter stare a un tavolo con Gloria, con Alessandra, dei tuoi colleghi, con te, ci siamo visti in sezione, è stata la possibilità di poter, dopo tanti incontri come questo, di aver capito che forse l'unione fa la forza, forse proprio l'unione fa la forza. E allora, come dicevo, è un ragionamento che è nato fin dall'inizio. Per collegarlo al sindacato, tu dicevi il sindacato, io vengo da una parte particolare del lavoro, che è quello della ricerca.
c'è chiaramente la CGIL, c'è la CISL, c'è la UIL, ci sono tutti quanti e ci sono anche i sindacati di base. Come dicevi tu, il sindacato mi viene a chiedere la tessera a me e io ti dico, ma perché te devo fare la tessera? Scusa, caro CGIL, caro UIL, caro CISL, ma tu dei precari da ricerca, ma quando ne hai parlato? So 10 anni che ne parli di salario accessorio. D'accordo, perfetto, siamo d'accordo, anche il salario accessorio. Ma nel nostro caso, che su 600, 300 ne sono andati per strada subito e gli altri era questione di mesi perché i contratti non venivano rinnovati, a quel punto io sono andato a ritrovare proprio i libri di storia. Ho detto che cos'era il sindacato? Mobilitazione di compagni di lavoro che uniti in un discorso cercano di portare avanti delle rivendicazioni, proprio per tenerla larga così. Allora forse quello che dovrai chiedere, quello che dovrai forse ricordare alle persone a cui tu chiedi la tessera, secondo me, è che il sindacato si fa insieme. Non è la tessera da Lazio, da Roma, che io ho la tesserina, vado allo stadio, mi siedo, mi vedo la partita, prendo e me ne vado. No, tu devi partecipare, tu mi devi portare le tue esperienze, mi devi far capire quali sono i tuoi problemi e insieme li dobbiamo combattere. Allora, il discorso, la sintesi di tutto questo, forse è questo che abbiamo perso nel tempo. Un tempo nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, c'era un'aggregazione sindacale perché era fatta dal lavoratore stesso. Non era solo il delegato sindacale che si accollava sulla schiena tutta la burocrazia, tutte le pratiche, andare a parlare con il padrone, ma era una condivisione della lotta, era una volontà di portarla insieme, di urlare tutti quanti insieme. Allora questo è il processo che dobbiamo fare e secondo me tutti questi incontri ai quali sto partecipando, questo proprio sulla crisi e ancora di più, è proprio questa la base, perché noi ci stiamo dando da soli quella che è la risposta, cioè con la stessa domanda ci diamo la risposta, dobbiamo ritornare a essere uniti. La sinistra perché ha perso in tutti questi anni? Perché era disgregata. I lavoratori perché hanno perso? Perché sono disgregati. Allora, se riusciamo come noi a interfacciarci con loro, con quegli altri, ma riusciamo a farlo in maniera seria ed aiutati dai sindacati, non ostacolati. Quando io sono salito sul tetto, per 30 giorni su quel tetto, la CGIL ha fatto ostruzionismo pieno, la UIL uguale, la CISL ancora peggio. Però è stato un problema grosso. Quando siamo riusciti a bucare mediaticamente, poi è arrivata la piattaforma, era identica. E allora non va bene. Allora c'ha ragione lei. Che stiamo facendo soltanto quello che è il tornaconto personale, allora dai sindacati vanno cacciate queste persone che pensano soltanto a un proprio tornaconto personale, sindacalisti che pensano soltanto al salario accessorio e si dimenticano dei precari, quando i numeri sono totalmente al contrario. Allora, la presa di consapevolezza, la volontà di farlo, è la volontà di ricostruire un sindacato insieme, qualsiasi esso sia. Io parto da un sindacato di base, quindi è più facile, hai meno strumenti, non c'hai una struttura grandissima, sei tu fisicamente che ti fai il comunicato stampa, sei tu che te lo approvi, sei tu che ti piace, ok, lo fai, sei tu che vai a fare il potere di firma col padrone e firmi, perché sei un sindacato autonomo. Allora forse questo va ricordato ai grandi sindacati, questo va riportato nella mente del singolo lavoratore, che il lavoratore non può tornare a casa dicendo vabbè, ma io ho lavorato come pazzo e poi dopo mi licenziano e stai a casa a guardare il grande fratello. Oh, 59 giorni sul tetto, 8 mesi di occupazione, sono cose toste da fare. Io con mia moglie sono arrivato nei ricordi, ma come penso tutti quanti noi che stavamo sul tetto, non è facile passare Natale, la vigilia di Natale, Capodanno sul tetto con i colleghi. Per carità, principi del bardo e ti diverti, però cioè, dietro c'è un problema grossissimo. Al 24 e il 25 c'hai cioè, altri 7 giorni di stipendio, poi il 31 è finita. Allora, dobbiamo ritornare a...